Siamo qui con Lapo di Brozzi, che fa parte dell'organizzazione della sagra del Granocchio. Quindi ci vuoi raccontare un po' cos'è per te la sagra, come la vivi, da quanto... Frequentando la Misericordia e il Circolo, c'era questa sagra che è sempre stata fatta. E piano piano, nel corso degli anni, ormai, ma credo abbondantemente 12 o 13, fatto parte dell'organizzazione, che si mette all'anima questa cosa. È un lavoro che ci porta via tempo, però ne abbiamo le nostre soddisfazioni. La soddisfazione, immagino. Sì. Sì, comunque di continuare la tradizione, che ormai è giunta alla 38esima edizione, e speriamo di andare avanti realmente sempre di più, anche se realmente non è semplice per i volontari, per i permessi. Non è una cosa semplice. Cioè, tante cose da tenere sotto controllo. Sì, non è detto, non è una cosa semplice, e poi si arriva a giocarsi, comunque una cosa che parte da dicembre, te la giochi in 15 ore oggi e 15 ore domani. E bene o male ci ha graziato il tempo, ringraziamolo. Quante persone ci sono involte? Ma senti, allora, lavorare circa tra la pizzeria e la sagra, tra le 70 e le 80 persone, e a mangiare più o meno giriamo tra le 600 e le 700 persone a sera. Quindi che non è poco, però insomma più si lavora e realmente meglio è per noi. Ma li mangiano tutti i ranocchi oppure? Ma qualcuno opta per altre. Alle sagre si viene per le specialità, io ne giro tante e vado a mangiare quello che realmente è la sagra. La nostra è un po' particolare, perché comunque sono cose che erano qui realmente nella zona, che sono sempre state fatte, i ranocchi erano la pecora e si continuerà realmente sempre a farle. Il ranocchio, sappiamo che diciamo la sagra nasce da una tradizione precedente che erano quelli che venivano pescati realmente qua, in questa zona dove c'era il padule. Però tra una cosa e un'altra, costruzioni, cementificazioni, è cambiato tanto, però si pensa comunque si vuole mandarla sempre avanti, sempre di più. Finché c'è la passione tentiamo insomma di comunque trovare nuove forme di comunicazione, internet, certo. Facebook. Le nuove leve ci sono. Le nuove leve ci sono, ce ne vuole di più, perché comunque comporta, oggi è sabato, ieri stavamo qua, stamani mattina eravamo qua e domattina risaremo qua, comunque con un ricambio maggiore peserebbe meno a tutti, anche se tra virgolette siamo giovani. Lanciamo un appello ai giovani di Brozzi, che si appassionano di più. Quello di sicuro, perché comunque le tradizioni, che siano di Brozzi, siano di qualsiasi altra parte, le devi comunque tenere e mandare avanti, perché secondo me sono le tradizioni, fanno parte della cultura. Bisognerà comunque tenerle finché ci sono i vecchi, però ci vuole anche i giovani, che finalmente prendono il posto dei vecchi, perché magari i vecchi per un motivo o per un altro non ce la fanno più, anagraficamente, fisicamente, tutto. Così è successo anche a noi. I chef della sagra? Gli chef della sagra sono due signore che comunque danno l'anima, perché comunque non è facile arrivare sulle quantità, su tutto, sostanzialmente, perché ormai la gente alle sagre può mangiare come al ristorante. La gente vuole la qualità, non è più la sagra dove ti dicano ma tanto è una sagra, no. Cioè, qualcuno ci ha chiesto addirittura i piatti di ceramica. Cioè, proprio siamo... qualcuno la pensa realmente come un ristorante. Quindi i piatti forti, i ranocchi e fritti. Ranocchi e fritti, la pecora, cioè quello che realmente era quello che si mangiava qui. Perché le sagre comunque devono rispettare il tipico. Non c'è assurdo la sagra dello stinco e della vita.
non è della Toscana. Perfettamente d'accordo, posso anch'io assolutamente d'accordo. Cioè, se vado alla, qui si mangiava un altro piatto, io spero e spingo di fare sempre le lumane, perché comunque era un piatto della zona. Sì. E però non, per un motivo o un altro comunque comporta lavoro, comporta. Cioè la sagra deve essere la cosa tipica. La stinca e la birra non è tipico. Beh, della, certo. Cioè della Toscana, dell'Italia, rispettando comunque chi lo fa, perché le idee degli altri comunque vanno sempre rispettate. Sì, diciamo è una cosa diversa, insomma. È una cosa diversa. Questa si punta sulla tradizione. La sagra deve essere solo tradizione, comunque per poter mandare avanti quello che realmente si mangiava e si è sempre mangiato qua. Quindi in bocca al lupo, allora, buon lavoro. Va bene. Grazie di averci dedicato questo tempo e immagino per la serata. Ora si mangia. Sia, ora si va a mangiare. Certo, mi sembra minimo. Io i ranocchi non li ho mai mangiati. Allora, quindi questa, a questo punto non posso tirarmi indietro. Vai, vai a sedere e ti si porta. Bene, vai. Ti ringrazio. Niente. Buon lavoro. Vai, ciao. Ciao. Pecora, penne sulla pecora e ranocchi fritti condito da questo ottimo vinello bianco carmignano. Buoni.